Questo non l'avevo mai letto, questo ricordo della Vasca. Delfini stesso fa una prefazione al suo stesso libro che io non leggerò per intero, perché stranamente lui anticipa quello che poi il racconto lo definisce alla sua maniera. Per cui penso, io non conosco molto nel profondo Delfini, so che era un po' mal, si diceva una volta, si dice qui, in effetti deve essere un po' vagamente o un po' tanto, forse autobiografico questo racconto, perché si scopre, a un certo punto lui parla, anche qui non so se si capirà bene, lui parla, fra virgolette, come se fosse il protagonista del racconto che parla, poi improvvisamente parla come se fosse lui l'autore che è impossessato o posseduto dal protagonista o viceversa, per cui a volte si fa veramente confusione tra sogno, realtà, immaginazione, come è stato detto prima qui. Quindi ricordo della Basca dalla prefazione di Delfini stesso. Fu in un giorno del principio di primavera del 1937 alla stazione di Firenze, mentre aspettavo il solito treno per Bologna. Avevo dimenticato la guerra civile, la storia antica, moderna, non leggevo i giornali che tenevo in mano. Mi cullavo nell'ansia di rivedere presto il fatale colore del Reno nelle vicinanze della stazione di Bologna e la distesa delle locomotive vampanti di grigio e di rosso, col cielo acceso dal tramonto del sole, il color cotto e il verde del santuario della Madonna di San Luca. Un signore, dai lineamenti fini e dal portamento oltremodo signorile, molto dimesso negli abiti, per quanto fossero eleganti, stava pensoso, tenendosi un po' in disparte dai suoi figlioletti, un bambino e una ragazzetta, i quali stavano conversando in una lingua di tale toccante dolcezza che il mio cuore, a udirli, sembrò volesse fermare il proprio battito per lasciare le cose sospese per sempre in quell'attimo. Lei, che ricordava, pur non somigliandole, quella Madonna del Greco che vediamo in medaglioni riprodotte nelle copertine delle monografie di questo pittore, pareva essere, vivente all'improvviso e nell'infanzia, la più adorata signora della mia vita, quella che sta in poltrona in un quadro di Cézanne. Però era anche, e forse soprattutto, una Madonna del Greco, che allora non conoscevo e che vidi poi, nell'autunno dello stesso anno a Parigi, quella che, richiamata dall'alto, in cieli gialli che si indorano, sembra placidamente salire con l'aiuto delle nuvole, trasformate per l'occasione in angeli. Volevo udire le loro parole, intenderle, e per questo mi ero avvicinato quasi a toccarli. Nel discorso potei raccogliere una parola, entonces. Il fratellino aveva qualcosa da opporre a quel entonces, e lei continuò a persuaderlo. Stavo per entrare nel discorso anch'io. Il destino aveva preparato tutto questo, ma il treno sopraggiunto in quel momento mi risucchiò in un istante. Sono passati 19 anni da quel giorno del principio di primavera del 1937. E quell'incontro torna ad essere, come sempre stato, pieno di rimproveri, di prospettive, di speranze. Lei venne da me chiamata la Basca. La guerra civile spagnola stava diventando la prima vera grande tragedia dell'umanità. La immaginai tornata al suo paese, la immaginai fuggiasca, la pensai figlia del capo della rivolta. Il destino dei baschi fu allora terribile, diventò tragico e finì con lo svanire in altre e più grandi tragedie. La mia ambizione trasmodò e volli scrivere un libro, un grande messaggio all'umanità, far capire agli italiani, e senza incorrere nella censura o nei castighi del regime, che io ero coi baschi e contro di loro. Far leggere a lei il mio libro e farmela incontrare di nuovo.
Dovevo fare in fretta prima che finisse la guerra, prima che fosse tutto perduto. Ne venne fuori un pasticcio che nessuno ha capito. Un racconto, il ricordo della Pasqua. Il ricordo della Pasqua era un agosto caldissimo. La città era rimasta quasi deserta. Gli pareva di essere solo e difatti lo era, se si escludeva la presenza di due vecchi camerieri. Seduto al caffè centrale guardava il cielo, stranamente liscio, compatto attraverso l'arcata di un portico, e sembrava una mezza luna celeste, chiuso com'era dall'arco e limitato dal tetto del palazzo delle poste che stava di fronte al caffè. Giacomo di Svetri aveva passato da poco i 40 anni. Aveva il tipo del trassognato, ma si portava praticamente bene nel suo lavoro di modesto impiegato di banca. Erano 10 anni che conduceva inalteratamente quella vita, dovuta all'impiego che amici pietosi gli avevano in altri tempi trovato, quando lui, rimasto improvvisamente senza il patrimonio, non avrebbe saputo come tirare avanti per vivere. Da 3 giorni era in libertà per le vacanze estive. Tutt'inverno non aveva fatto altro che pensare dove sarebbe andato l'estate. A Cortina, a Lido, all'estero. Da tanti anni pensava di andare in Spagna, ma adesso c'era la guerra civile. Meglio andare al vicino a Betone o a Porretta o chissà dove, forse in nessun posto. Proprio in quel luglio gli era sorta una tremenda malinconia e aveva il cuore gonfio di chi ha avuto o sta aspettando infiniti dispiaceri. Intanto 3 giornate preziose gli erano sfumate nella più desolante inattività. Non aveva deciso niente e le sue valigie erano ancora nel solaio. Aveva fatto 2 o 3 giri alla stazione per vedere quali i ribassi ferroviari, quali il miglior itinerario che lo rendesse un po' svagato, ma sempre gli veniva un groppo alla gola, come di chi ha una forte emozione, e tornava al caffè dove si sedeva, estraendo poi dal taschino uno specchietto nel quale si guardava. Era sempre più calvo, pallido, devastato, ma gli occhi avevano inalterata quella dolcezza, quella pensosità delle quali un poco si compiaceva. Non era ammogliato. Aveva la madre che stava a Lerici, in una bella villa che fu una volta di un famoso poeta. Lui, fino a 10 anni prima, aveva passato l'estate in quella casa. Poi, avendo speso tutto quello che fu di suo padre e non volendo accettare assolutamente di essere mantenuto dalla madre, con la quale i rapporti erano diventati oltremodo tristi per certe insoddisfatte nostalgie, si era deciso a stare solo e malamente nella sua vecchia città, dove tante generazioni dei Disvetri avevano vissuto ricche e quasi inosservate. Anche lui aveva passato la sua vita tra l'indifferenza di tutti, se si esclude una certa attenzione che veniva data al suo casato da parte di talune nuove famiglie della città, le uniche ad essere sensibili, in fondo anche col cuore, ai buoni nomi velati dall'effimero mistero dei secoli. In definitiva, non era povero. C'era ricca la mamma, la zia, che non si era sposata, e non si sa mai, gli si poteva appioppare prima o poi la goffa figlia di qualche buon mercante e farla contessa o baronessa, nobildonna o semplicemente signora di Svetri. Strana questa famiglia. A ogni generazione avevano corso il pericolo di finire. Si sposavano tardissimo, avevano a volte 15 figli, dei quali uno solo si sposava, magari a 50 anni, mettendo al mondo un solo bambino, il quale, eccetera, eccetera. Quelli che non si sposavano morivano vecchi, storditi di sogni. Trascorrevano la vita, ognuno con una strana nomea appioppata loro dal pubblico. Si diceva in generale che i Disvetri non si interessavano alle donne
salvo nel momento in cui Dio stava per segnare la loro fine. Ed era la verità, ma sbagliata, poiché i disvetri si interessavano tanto alle donne che finivano col non raccapezzarci più nulla. Giacomo era stato un uomo apatico, privo di simpatie, senza titoli di studio, poco amante delle arti, aveva per la musica una certa passione istintiva che solo per pigrizia e per sfiducia non sapeva coltivare appieno. La sua zia, sorella della madre, non si sa per quale zitellesca malignità, l'aveva sempre umiliato, trovandogli difetti inesistenti, convincendolo di essere mediocre, tanto per fisico che per intelletto, inemotivo, calcolatore, vile e rabbioso, perfino ladro e sfruttatore, incapace a correre, a nuotare, a divertirsi in confronto dei ragazzi della sua età, scontroso, impacciato, vero mostro umano che nessuna grazia divina poteva salvare. Data la sensibilità e delicatezza d'animo di Giacomo, tali cose, infertegli nella sua adolescenza da una vipera, alla quale per consuetudine tradizionale si doveva portare rispetto e devozione, non potevano che ledere la sua volontà già dormiente, il suo divenire di uomo passionale. In modo che Giacomo si era fatto della vita una rappresentazione quanto mai triste, senza fantasia, donne, niente. Non era mai stato innamorato. Aveva sempre sfuggito quei gruppi di brave signore borghesi che sogliono riunirsi talvolta nei luoghi di villeggiatura per ammogliare lo spostato tale con la timida ma ipocrita signorina tal'altra. Passata quell'età del centro della vita, sui 33 anni si era visto dissipare ogni attrattiva dalle quali non si era mai lasciato illudere, non avendo corso in lui il fiume delle speranze o delle grandi improvvisate. Caduto al punto di fare l'impiegato, aveva perso, al contrario di quanto può succedere ad altri, la pur minima vocazione ai sogni. Benché i suoi avi fossero stati tutti sognatori, lui invece aveva passato quegli anni di solitudine nell'adempiere i suoi doveri d'ufficio. Ogni tanto si accorgeva del suo stato e gli veniva per brevissimo tempo la vergogna di vivere. Insomma, la sua vita sentimentale finì là, sui 18 anni, quando le provocazioni della zia cominciarono ad avere su di lui gli effetti desiderati dall'inferno. Forse sapeva, senza esserselo mai confessato, che lui, la vita, l'avrebbe condotta anche peggio se si fosse lasciato portare dei ricordi, dalle speranze, dagli amori, dalle ambizioni. Sapeva che tutto ciò costa troppo, e la sua anima gliel'aveva invigliacchita. Peggio che se fosse stata operata per mezzo di una macchina futura atta a rendere le anime quali le vuole l'operatore. Ma quale il giorno del risveglio? Che cosa potrebbe succedere ad un uomo il giorno in cui si dicesse, al fiorire di un qualcosa di eccezionale e di puro nel suo cuore, basta, torni ciò che ricordo. Torni l'unica cosa che mi fa dar ragione di vivere. Forse la morte, l'unica soluzione. A Giacomo il risveglio era venuto improvvisamente, come suole accadere nella maggior parte di questi casi. Era stato quest'anno, una sera che usciva prima del solito dall'ufficio. Fu un attimo. Si era accorto di non pensare più alla banca, ai discorsi fatti al caffè, alle solite sconcezze che fanno ridere con una specie di meccanica malata della bocca, ai luoghi comuni, ai pregiudizi, alle cose di giornali, agli avvenimenti
tutti della vita corrente, al risuonare dei grandi e piccoli motivi musicali, al cinema, eccetera, eccetera. Gli era nata un'immagine, qualcosa come una fanciulla. Aveva sentito dentro di sé il suono di una voce lenta e brillante al tempo stesso, chiara e serena, resa emotiva da certe inflessioni impossibili a descrivere, come potrebbero forse essere i raggi della luna illuminanti un prato su cui un gatto si rotola modulando suoni di soddisfazione e tramandando dagli occhi le segnalazioni di un faro. Sentiva quella voce come qualcosa di estremamente familiare e abbandonato. Dalla voce si veniva via via formando delle sembianze, degli occhi ingenui, scuri, un po' stretti, sempre ridenti e calmi, un naso, una bocca sottile, con le labbra però ben delineate, umide, come quelle di un bimbo educato che sta succhiando una caramella, e così dei capelli che erano di un castano scuro, brillanti, secchi, sottili, raccolti dietro la nuca. Poi venivano le orecchie, così perfette, intelligenti, coi lobi piccoli e staccati, che erano forse la cosa più bella di quella faccia, la quale si delimitava adesso in quella figura geometrica che era stata a volte l'oggetto delle loro lunghe discussioni infantili. Un triangolo tondo, fine e corto al mento, ingrossato alle tempie e tuttavia senza angolosità speciali, tanto che le guance parevano tonde. La testa era piccola, ma essendo lei piuttosto bassa di statura, pareva pesante su quel collo così delicato che non si poteva dire sottile, perché era giusto, graziosissimo. Aveva una pelle bianchissima e se faceva tanto di stare un po' al sole, che a quel tempo si cercava di starci il meno possibile, prendeva un leggero color olivastrino. Nel più profondo segreto, il pensiero di Giacomo aveva sillabato timidamente un nome: Isabella. Era colei che fu l'unica compagna della sua vita, la sola donna per la quale aveva pianto notti intere, strappando le federe dei cuscini dalla disperazione che aveva in petto. Lei l'aveva abbandonato improvvisamente, senza lasciare alcuna traccia di sé. Lui aveva pregato la mamma, aveva implorato la zia, dopo che era passato del tempo, e aveva trovato il coraggio di confessare il suo dolore, perché fossero buone, perché facessero qualche cosa per ritrovarla, per sapere dove abitasse, e soprattutto per sapere se era viva e se aveva sempre quel vestito, quel cappottino grigio con la cintura chiusa al collo. I grandi gli avevano sorriso in faccia, lo avevano deriso dentro il cuore. Tanto mamma che zia gli avevano detto: stai tranquillo, vedrai che faremo tornare la tua Isabella, sciocchino. Ma in realtà nessuno aveva mosso un dito per ricercarla, né avevano pensato di farlo. Lui, che era già abbastanza grande per capire che perfino la mamma non può e neanche vuole fare nulla in questi casi, si era chiuso nella sua disperazione, lasciando che il tempo scorresse e lo intossicasse nella noia dell'avvenire. Ed era successo quel bel fatto per cui i grandi dolori si possono smorzare, anche dimenticare, ma non sostituire. Così aveva dimenticato la basca, lasciando che il cuore gli si chiudesse per sempre ad ogni altra attrazione del mondo. Egli non avrebbe mai pensato che un giorno gli si ripresentasse così vivo il ricordo di lei. In fondo lui era ancora giovane quando non se ne ricordava più.
Dovevano dunque passare tanti anni senza nulla in mezzo per riprendere il ricordo della vasca. Non partiva per le vacanze perché non aveva tempo. Dal momento in cui era cominciata la sua licenza, il fiume della disperazione, della speranza, della volontà di avere e dell'impotenza davanti al destino l'andava affogando. Un uomo che era stato vinto dall'indifferenza, tanto da sembrare di essere privo di pensieri e di ricordi, riprendeva ora, come avesse 18 anni, e pieno di un'estrema sensibilità. C'era da schiantare. Lui non partiva per le vacanze, ma nemmeno sarebbe mai più tornato alla banca. Non vedeva né la morte né il manicomio, che forse quest'anno l'avrebbero accolto. Pensava soltanto di avere 15 anni, 12 anche meno, e di vedere la vasca, che era più vecchia di lui di 2 anni, e costruiva l'avvenire. Se a tratti gli veniva in mente di essere vecchio, di avere tutto perduto, mugolava sordamente come per infrenare uno scatto di pazzia. Erano quegli anni, tra il 1912 e il 1914, tra la guerra libica e la guerra europea. L'Erici, all'estate, si riempiva di professori universitari e delle loro famiglie, molti stranieri, pittori, letterati. Una sera, mentre lui era appoggiato al muricciolo, voltando le spalle al mare, aveva visto una carrozza fermarsi davanti all'albergo e scenderne un signore pallido e magro con 2 minimi baffetti neri. Giacomo e i ragazzi del paese, che gli erano compagni, messisi a correre, avevano assalito la carrozza gridando «Viva i forestieri!» Indi era scesa una ragazzetta che l'aveva subito guardato sorridendo mentre si rivolgeva al padre dicendo «Entonces» ed altre 2 parole incomprensibili. «Sono spagnoli!» aveva detto un ragazzo del paese. E allora Giacomo, non si sa perché, si era messo a piangere e voltando le spalle a tutti era scappato a casa. Non aveva mai pianto, per nessuna ragione, anche quando gli era morto un cane al quale era affezionato molto più che alla famiglia. Che cosa gli fosse avvenuto, Dio solo lo sa. Anche il padre della ragazza l'aveva notato e l'aveva seguito curiosamente con lo sguardo mentre stava parlamentando col proprietario dell'albergo. Era il professor De Aranzadi di Guernica, un famoso geologo basco venuto al Golfo della Spezia per farvi degli importanti studi. La figlia, intanto, una ragazzetta sui 17 anni, andava chiedendo a quei monelli che la circondavano cosa avesse quel ragazzo da piangere. Si vede che è un po' così, le avevano risposto accompagnando la frase col gesto, come dire le mat. Ma un altro aveva detto no signorina, è la prima volta che lo fa, non è matto, è innamorato. E costui si era messo a ridere scappando a sua volta. La prima mattina, si era verso il 15 di luglio, Isabella era andata allo stabilimento balneare, l'unico che ci fosse a quei tempi. C'era una grossa bagnina che distribuiva i costumi e assegnava le cabine. Era pieno di belle signore, profumate, parlavano tutte, portavano al petto delle grandi rose, su dei pizzi di un bianco smagliante, con leggeri movimenti della testa davano al cappello direzioni di insolita morbidezza. La brezza marina, il colore del sole, il cocente visto dalla comoda ombra, i fiori, i nastri, le piume dei cappelli, l'odore di costumi impregnati di salsedine, si confondevano in una cosa sola, in un sentimento unico che sembrava di felicità, di una felicità mai attesa, qual è quella di chi la possiede in se stesso.
La gente stava calma, parlava lentamente, lasciava che il tempo raggiungesse le inevitabili ore. Nessuno cercava di superare il destino, mentre i cavalieri ornavano l'azzurro del mare e del cielo con l'offerta di grandi mazzi di fiori, con la presentazione di biglietti da visita, chi ostentava un monocolo dietro il quale avrebbe dovuto esservi il fascino della seduzione, e chi invece appoggiato al petto della ringhiera, con la testa fra le mani, guardava il mare aspettando che una bellezza sconosciuta si accorgesse di lui. C'era sempre qualche persona isolata, di una magrezza, di una pallidezza straordinaria, col collo avvolto in una morbida sciarpa. Erano gli ammalati che mandavano la propria tosse al sole. Uno di questi, certo Fustri, era un giovane commediografo al quale si rivolgevano le belle donne per chiedergli consiglio sui libri da leggere durante l'estate. Lo facevano per la curiosità di avvicinarlo, non per leggere i libri, poiché queste donne ne erano tutte innamorate, alla lontana, leggermente. Amore che sapeva di un gentile pensiero generico e collettivo, pieno di piccoli spasimi che risanavano al dolce vento del golfo o alla voce sconvolgente del vero amante. Il conte Frascanti, fra tutti i gentiluomini, era quello la cui voce, profonda e spezzettata come fatta di pallini di ferro, sconvolgeva maggiormente la pace e la virtù delle donne. Giacomo veniva mandato al mare da sua madre tutti i giorni. Doveva andarsi a prendere l'aria buona, diceva, mentre lei, la bella signora, andava sul tardi alla rotonda in compagnia di un signore francese, e qualche volta andava alla Spezia a trovarvi un'amica la cui casa era famosa come la più accogliente per gli ufficiali di marina. L'amica del resto era moglie di un capitano di vascello. Giacomo era dunque forzato a passare il suo tempo in compagnia dei ragazzi del posto. Ci si divertiva anche. A volte salutava, è vero, compitamente quelle signore che lo chiamavano e gli chiedevano notizie della mamma, e in più gli domandavano perché non desiderava la compagnia delle bimbe della sua età. Era già qualche anno del resto che gli facevano quella domanda. E presto, pensava, presto non mi si chiederà più perché non vado con le bimbe, ma perché non vado con le ragazze. In fondo, qualche anno fa pensavo che, avendo un giorno l'età che oggi sarei stato, ero un giovanotto. Quindi, oh mio Dio, sono dunque così indietro dagli altri. Roberto Benni, per esempio, va a ballare, veste come un uomo grande, ha 6 mesi meno di me. Che cosa avrò dunque di diverso dagli altri? Qualcosa ci sarà. Non sono loro amico, non parlo con le signore, non so il francese, vado in giro con i ragazzi del popolo e tutti più piccoli di me. Poi, sospirando, Giacomo concludeva così: infine, faccio quello che mi piace. E forse gli altri non fanno come me perché i loro padri non glielo permettono. Giacomo si era alzato prestissimo, non avendo dormito tutta notte. Aveva passato la serata precedente rompendo un bicchiere a tavola davanti a sua madre, nel momento in cui una sua cugina, già donna e formosa, parlava d'amore. «Basta con queste stupidaggini da serve!» aveva detto, e battendosi i pugni in testa era andato nella sua camera chiudendovisi dentro. Era rimasto lungo tempo sul letto, ora coccolandosi, immobile, pieno di pensieri, ora rotolandosi selvaggiamente, lasciando uscire ad alta voce parole di gioia incontenibile. Era poi uscito piano piano di casa dopo mezzanotte, e passando sotto le finestre dell'albergo dove dormiva Isabella, si era messo a fischiettare: «Là dove i poggi sorgono, là ti ho veduta e tacqui». C'era una bellissima luna piena e rotonda, il mare tranquillo, 2 barche nel piccolo porto e un uomo sulla punta del molo.
Giacomo era andato a vedere e, senza farsi scorgere, camminando tra gli scogli, aveva riconosciuto nel Signore, quel Signore solitario, il padre della ragazza. Pieno di un'inspiegabile soddisfazione, si era messo a correre fino in fondo al paese, alla casa di certi suoi amici di giochi, con l'idea di svegliarli per combinare con loro di fare qualcosa di straordinario all'indomani, per esempio andare a pescare. Pensava che domani non sarebbe andato a quell'antipatico stabilimento, che voleva divertirsi, che non voleva rivedere né quelle signore né la sua figliola, ma nel pensare figlia si era imbrogliato nei sentimenti, nei propositi, è rimasto muto col pensiero, con la fantasia, era tornato indietro per rientrare in casa. Così si era fermato davanti alla porta senza dire niente con se stesso, guardando in cielo, come si guarda la faccia dell'insegnante durante una lezione, e cioè con la più assoluta assenza dalle cose del mondo. Aveva provato in seguito a mettersi sotto le lenzuola per dormire, a mettere la testa fra le braccia come da bambino. Il giorno in cui, compiuti 5 anni, una cameriera gli aveva consigliato quella posizione per trovare facilmente il sonno, ma inutilmente. E ciò che maggiormente l'angustiava era questo: avere la testa vuota, non pensare niente, dovere vegliare come costretto da una forza misteriosa. Gli fosse almeno venuto in mente qualcosa per passare il tempo, ma che? Era rimasto steso sul letto con gli occhi aperti. Solamente al mattino, con la spalletta del lungomare, si era persuaso che quel qualcosa che gli stava dietro i pensieri, comprimendoli, altro non poteva essere che la figlia, lei, la figlia di quel signore, solitario del Moro, la forestiera, la spagnola. Così si rammentava, col cuore in sussulto, del suo pianto improvviso del giorno precedente, della fuga, delle risate degli amici, dello sguardo della fanciulla, interrogativo e meravigliato. Mentre lo sciabordare dell'acqua contro gli scogli lo richiamava alla realtà felice del bagno e delle barche, la roccia di Porto Venere, accesa dal sole laggiù, dall'altra parte del Golfo della Spezia, lo teneva vinto. Nel suo pensiero fisso, ormai reso chiaro e scottante come quel sole che tra poco sarebbe stato a picco sulla sua testa, Isabella era là, allo stabilimento balneare, e lui non aveva il coraggio di andarci. Io forse non mi muoverò mai più, si era detto, e sentiva che il cuore gli saltava. Non gli fioriva neanche un desiderio a lui, ragazzo capriccioso e incontentabile. Vedeva, voltandosi e dirigendo gli occhi alla porta dell'albergo, le signore e i signori che vi entravano muti e sudati, i quali gli cagionavano un tal senso di paura, una specie di quell'inesorabile vuoto che ha l'uomo nei primi incontri con la vita, forse negli ultimi, e sicuramente nei più importanti. Lunghi, quasi interminabili attimi erano stati questi che avevano immediatamente preceduto le prime parole vive della basca, scandite in un italiano dolce e piano, con un accento leggermente stravagante, quasi fosse stato effettivamente quello che poteva venire solo dal cielo. Forse lei non aveva neanche detto delle vere e proprie parole. Gli aveva domandato con gli occhi che piangesse ancora, mentre le fioriva sulle labbra un sorriso canzonatorio pieno di timido slancio. Lui era tanto confuso da dire a se stesso che mai sarebbe riuscito a ricordare le parole che veniva dicendo Isabella, il cui nome però conosceva. E già ricordava, naturalmente, come quello della madre, delle cose di casa. Si era poi visto il padre sulla soglia dell'albergo. Isabel era sparita.
gli aveva lasciato l'odore del golfo forte come non mai e la brezza sottile apportatrice di ricordi tanto infantili come quelli dei nonni di un tempo nella pianura sterminata tra il frusciare degli alberi alti e lo scricchiolio di un canapè sotto i carissimi ritratti. Diceva la nonna a una signora ancora più vecchia: «Vorrei vedere il mio nipotino con una donna come me». Sorrideva la signora e il nonno borbottava: «Che storie, che storie!» Passava sotto il velo invisibile del vento, nell'ora dei pranzi e del silenzio, il corteo leggendario di tutti gli amori, producendo nell'aria sorrisi, spade, veleni e infine dolcissime lacrime, in cui amaro diveniva più gradito di una rugiada d'estate in uno stadio di giochi olimpici. Pioveva, intanto, a gocce grosse come le fragole scelte di giugno, e Giacomo, ancora appoggiato contro la spalletta del lungomare, attendeva di rivedere la basca. Era infatti venuta alla finestra per fargli cenno di andarsene, di muoversi, che a stare lì, fermo, sotto la burrasca, c'era da prendersi del male. E la madre era uscita gridando: «Giacomo, cosa fai sotto la pioggia?» La zia, dalla finestra lontana, pareva dicesse con dei grandi gesti: «Lascialo dunque morire, quell'originale!» Un terribile fragore aveva interrotto quelle voci e quei gesti. La folgore era caduta poco discosta dal castello, al di là del golfo di Lerici, ed altri lampi e tuoni erano venuti a confondere le idee delle famiglie. Giacomo, tornato a casa e seduto a tavola, ingozzava pezzi di una frittata in sapore sotto il vigile sguardo delle donne. Come aveva sognato di poter tirare la tovaglia e rovesciare ogni cosa insieme alle nuvole! Come aveva pensato a dei pianti lontani, inafferrabili, lasciati sfogare liberamente senza dover rendere ragione a quelli di famiglia che lo stavano guardando. Poter gettare l'insalata nella gola di sua zia, essere libero di non andare a tavola quando scoppia un temporale e quando Isabella, dolce Isabella, della cui presenza nel mondo non aveva mai sperato, sta vicino e parla e guarda, dicendo cose il cui senso non ha alcun valore tra le belle signore dello stabilimento. Ma la grande voglia che aveva era quella di piangere, confondere le sue lacrime con quelle del mare, di inumidire della sua amarezza le arse rocce tutte all'intorno del suo mondo, ormai circoscritto nell'immensità di quella terrazza, di quella porta, di quella finestra. Sorgevano lunghissime passeggiate dai medesimi panorami, lui e la basca, sotto il sole, sotto la luna, nei caffè, nei ritrovi, nudi, vestiti, ingioiellati, a cavallo, in bicicletta, e nelle sere più divampanti di un torri di agosto, sotto il fumo dei treni, tra una città rossa e una città gialla, lungo i torrenti, sotto gli alberi, nei più affollati teatri, quando si canta «Bel pellegrino, non sarai mai solo», vedersi sorgere un elegante signore che ammicca sorridendo e sputargli in faccia. Per la prima volta sorgeva nella sua mente la rappresentazione di un amplesso. Teneva Isabel avvinta al suo cuore. Stavano soli, senza case all'intorno, e piangevano tali lacrime da sperare di esserne inondati. Le innumerevoli increspature delle loro labbra divenivano ruscelli, fiumi, torrenti. Non rideva Giacomo, non rideva Isabel. Egli implorava dal cielo qualcosa che li avvincesse maggiormente di quanto non potesse fare lui. Una voce aveva parlato dal cuore e dalle rocce, dal mare e dalle stelle e diceva: «Se la lasci, non la ritroverai mai più. Buttatevi dall'alto di quell'orrido. Che vale non buttarsi?
tu finirai misero, sarai un altro e crederai di essere te stesso, vivrai tra inesorabili languori, tra i fiori bianchi e vizi del rammarico, siete troppo bambini, se tu la lasci il padre se la porterà via e lei morirà. Quello che le rimarrà da vivere non lo vivrà come la vasca e Isabel, ma come un'altra persona. Il vostro amore è ormai la vostra vita. Né il professor De Anzardi né la mamma di Giacomo si accorgeranno del vostro amore. Vi conviene morire, ragazzi. Ma tanto lui che lei non avevano la forza di andare sulla roccia e buttarsi. E confidando il loro amore al pianto, attendevano di essere sommersi dalle lacrime e morire in quel mare che il loro amore aveva formato. Così, con la fine della burrasca, Giacomo aveva terminato la sua prima rappresentazione d'amore. Era stata per lui una rivelazione. Gli pareva di essere cambiato, di non essere più il bimbo di ieri. Per questo aveva guardato con dolcezza la mamma, la zia, la cugina, mentre nel cuore il grosso batuffolo della vasca lo faceva alzare in piedi senza dire niente a nessuno, andare alla finestra e ammirare con un senso di grande felicità l'arcobaleno che il temporale, in fuga, veniva profilando all'orizzonte. Quante giornate avevano trascorso insieme lui e la vasca? Quante! Ai bagni, su e giù per il paese, una volta a Tellaro, al castello salendo e scendendo le scale che portano al mare. Luglio, agosto, settembre, le prime morbide giornate d'ottobre. Come avrebbe mai potuto darsi quel giorno in cui la vasca sarebbe scomparsa? Scomparsa. Era mai possibile pensarci? E quale sarebbe stato quel giorno? Il 2 ottobre, il 6, il 20, certamente un giorno d'ottobre, allegro e piovigginoso, uno di quei giorni che si esce fischiettando contenti della noia degli altri, i quali non sanno quanto può essere bella una giornata grigia che rinchiude due amanti all'albergo a godersi la bellezza di un cielo noioso dietro i vetri di una finestra, mentre il padre della ragazza, il delicato professore, studia due pietruzze raccolte in una spiaggia lontana. Certamente un giorno d'ottobre, quel giorno in cui avrebbe dovuto sentirsi dire da una cameriera: il signor professore e la signorina sono partiti. Come mai sarebbe stato possibile pensare a un simile giorno? Quando su di noi c'è una Madonna che ci aiuta e alla quale confidiamo i nostri segreti, quando c'è un Dio e una Madonna, che sono il Dio e la Madonna della vasca e di Giacomo, si può pensare, sì, a una brutta giornata, a un cataclisma, a un terremoto, ad una guerra che tutti ci faccia scomparire, o almeno gran parte di noi. Si può pensare ad una possibile disgrazia. Giacomo e la vasca, presi da gioia irrefrenabile, si buttano in mare dall'alto della torre del castello, o qualcosa di simile, ma mai... mai si può pensare che sarebbe possibile sentirsi dire che la signorina è partita, scomparsa? Tra le risate generali del mondo che accoglie la notizia masticando la gomma, non solo chiunque di noi troverebbe sommamente assurda tale notizia, chiunque di noi lo troverebbe quasi impensabile, mostruosa, extramondanamente inverosibile, quella che avesse annunciato che la vasca non sarebbe soltanto scomparsa per 30 giorni, per un anno, per 10 anni, ma per sempre. E che cosa avrebbe dovuto rispondere un Giacomo di Svetri, giovanissimo, al primo incontro della sua vita, a che gli avesse detto la possibilità di preconizzargli l'eventuale, del resto assurdo, avverarsi di tali avvenimenti? Non avrebbe potuto rispondere, perché non avrebbe capito.
e se anche nelle sue rappresentazioni, ai primi pensamenti della vasca, c'era qualcosa di terribile come quella notizia della scomparsa, pure erano accompagnate, e come accompagnate, dai battiti di un cuore che vive, e vive perché sa di andare a passeggio con Isabella. Con quella ragazza, che una volta pensata da un cuore come quello del nostro, non può questo cuore ritenere che le rappresentazioni, sia pur tragiche e inverosimili, che si va costruendo un giorno, sia verino e diventino cose tali della realtà da distruggere quel cuore stesso che le aveva pensate sotto l'ispirazione della più cocente emozione amorosa. E ciascuno di noi sa quanto può repugnare all'amore la possibilità reale di certe nostre rappresentazioni, chissà come e perché immaginate, e dovute forse al terrore che abbiamo di perdere ciò che forma la nostra vita. E per questo le nostre rappresentazioni normali cercano di essere sempre fuori del mondo. Guai se si avverasse una di quelle rappresentazioni anormali che stanno ancora dentro il mondo. La nostra vita sarebbe spezzata. Noi non conosciamo le rappresentazioni della vasca il giorno in cui Giacomo, trasformato e identificato dalla voce di lei, diventato uomo d'amore, si costruiva le sue davanti a quelli di casa mentre si svolgevano un pranzo, un temporale. Dobbiamo sperare che fossero rappresentazioni dolci, delicate, impensabili fuori del mondo, poiché se soltanto si fossero avvicinate a quelle di Giacomo, allora quelle fantastiche congetture sulla scomparsa eterna di Isabel potrebbero essere ritenute possibili di avveramento, tali che a questo pensiero ci parrebbe dovere cadere in una tragica, disperata, inguaribile malinconia. Noi vedremmo i fiumi prosciugarsi, sentiremmo tacere le fontane e le montagne piangere fino all'ultimo giorno della nostra vita. Noi non conosceremmo in questo caso che lo stupore, la disperazione. Chiunque vedessimo col sorriso o con la gioia di vivere incontrerebbe la nostra disapprovazione e sarebbe perseguitato dal nostro rancore, che non si spegnerebbe mai, quel mai che dura tanto quanto può durare l'eterna scomparsa della vasca. Non c'è cosa più bella al mondo, non c'è ora più felice come quella di incontrare una persona che ti ha fatto piangere al solo vederla e che ti dice ogni cosa come se ti conoscesse dall'infanzia, spontaneamente, senza misure, senza paure. Così la vasca aveva parlato col nostro ragazzo, rendendolo libero della sua libertà. Gli aveva detto, parlando di torri, di castelli, di lune, della Spezia, di Bilbao, gli aveva detto che era innamorata, e lui, con le sue lacrime e con la sua felicità non più contenuta, aveva detto di essere innamorato. Mai la terra aveva visto vivere più felicemente un'estate, le prime ore di due amanti che non si dicono amore e che non se lo diranno mai, di Giacomo e di Isabel che bisbigliano fra di loro i propri paesaggi, pensieri, gusti, ardimenti, paure, disprezzi. Le prime giornate di due giovani che passano il proprio tempo sognando. Se anche la luna scendesse stanotte vestita da bella fanciulla, diceva Giacomo a Isabel, e mi venisse incontro dicendomi di volermi portare con lei nel suo delizioso paese, io le risponderei che mi inganna, che è una volgare ragazza, perché la luna è già venuta a trovarmi e sono tanti giorni che sta con me. Le direi che non credo alle favole, che non sono bambino,
per quale tutte le lune sono buone, le direi che ormai sono grande, navigato nelle cose del cielo, che bisogna essere ingenuo e spacciarsi per la luna davanti a uno come me, che è l'unico uomo al mondo che abbia la luna per compagna, io caccerei, Isabel, quella falsa luna, e in ginocchio ti chiederei la grazia di portarmi con te. Io non so perché, diceva Isabel, quando ti guardo e ti sento parlare, mi viene in mente un piccolo Cristo. Sarà forse perché, essendo io luna o qualche altra stella di letto, volgendo lo sguardo qua giù e scorgendo il più curioso ragazzo che la mia fantasia celeste mi permette di pensare, mi viene da piangere. Piango pensando che deve essere così triste nascere in questo mondo per un ragazzo curioso come te. Ho il tuo paese nel mio pensiero, diceva lui, e non vi scorgo che una lampada a petrolio rovesciata sul tavolo. Vedo anche, se voglio, altre cose. Monti selvaggi, dolci colline, contadini che lavorano la terra con gli arnesi più antichi, donne altissime, bionde, tutte diverse da te, che sei piccola e castana. Ma al tuo paese, ancora che ci fossi, non potrei pensare che a te, come in qualunque altra parte del mondo, poiché tutte le donne, tutti gli esseri umani, sono diverse da te. Ho il tuo paese perché ti vedo e niente posso desiderare di più. Se io diventassi tua moglie o venissi in qualche modo al tuo paese, Dio mio, ma cosa hai? Non abbiamo il pianto troppo facile noi, eh? Come faremo a vivere quelle interminabili giornate così belle, divertente, però se di già si piange? Proprio adesso che dovremmo essere contenti, poiché tutte e due siamo in compagnia di Dio e della Luna. Un giorno, la Basca, tornando dalla Spezia col padre, aveva nella tasca del suo gonfio cappottino un piccolo astuccio, entro il quale vi era un dono per Giacomo. «Ti ho portato questa Madonna», gli aveva detto Isabel, «perché tu la porti sempre al collo e per darti qualcosa che contraccambi la piccola croce che mi hai regalato l'altro giorno. Ho pensato che mi hai dato la croce in ricordo del mio paese e io, sapendo delle vostre feste, dei vostri amori, ti ho portato la Vergine, sì che al tuo paese, in quei giorni di fiera, per Santa Maria della Neve, della quale mi hai tanto parlato, ti ricordi anche di me». Ah, no. «Questo non servirà a ricordarmi di te», rispose lui, «ma a portarmi fortuna, perché tu rimanga sempre con me, sì che io non abbia mai a ricordarmi di Isabella e di come sia fatta e come parli e di che paese sia. Noi non dovremmo mai ricordarci, se è vero che un giorno o l'altro si dovrà ben smettere con quei singhiozzi e prendere infine a correre e stare insieme come la cosa più naturale del mondo. Tutte le mie preghiere, quando mi sono trovato solo in questi mesi, non erano che di implorazione: Signore, fa che venga quel giorno in cui non ricorderò Isabella. Io vorrei che mi fosse così vicina che qualunque sia pur forzato ricordo non potesse darmene neanche l'immagine. Se noi avessimo mai il dono di cantare il pianto, il rancore, la disperazione, l'ostinata speranza, la previsione dell'amarezza e l'impossibile rinuncia all'amore disperso in mezzo ai disastri del mondo e all'implacabile andare del tempo o dell'uomo che sia, noi vorremmo dire, con la certezza di darne il senso e l'idea, quale era, nei suoi indelimitabili contorni, la panoramica del ricordo della Pasqua nei pensieri e negli strappi di Giacomo di Svetri, 20 anni dopo il suo primo ed assoluto incontro. Se noi
fossimo la luna in persona, come lo era la Pasqua e come lo è tuttora nel pensiero di lui e adesso anche nel nostro, noi diremmo con singolare chiarezza la storia più strana e illimitata che naturalmente umana possa concepire. Se noi fossimo stelle che erano in cielo quelle notti lontane e tuttavia così vicine al nostro cuore, racconteremmo milioni di storielle con fiori e montagne, case bianche scrostate, disperse e minimi vaghi delitti colpevoli della più nobile innocenza. Se noi, infine, fossimo il sole, il grande spettatore di quell'insonne mattino, con un soffio daremmo fuoco alle nostre angosce perché sprizzassero ogni punto dell'universo, e se davvero il sole ardesse nella nostra mente, incendieremmo il cuore di tutti perché in ognuno si facesse vivo il ricordo di lei. Pur essendo luna, stelle, sole, non potremmo dire niente che avesse qualcosa da dire. Quel qualcosa che è sulla bocca di tutti e che nella nostra si spegne nell'inconsolabile disperazione. Ma essendo ciò che noi siamo, che altro ci resta da fare se non quel puff conclusivo, quella caduta nell'abisso, che è quanto può definire nel nostro cuore l'irrimediabile tragedia di questo ricordo. Che se la fede poi fosse ancora viva in Giacomo di Svetri, allora potremmo mormorare con lui in una tenerezza piena di rancore e di speranza queste parole: forse lei non verrà più, forse l'uccideranno, ma il mio cuore è ucciso prima che lei sia rapita. Che cosa devo fare se non aspettare? Se non aspettare la morte con la quale sarò costretto a tradirla? Se io non fossi sicuro che in qualche modo la ritroverò o prima o dopo, già da qualche ora il mio cuore sarebbe tranquillo. In silenzio dunque voglio restare per vederti, mia stella, mia amata, mia graziosa. E se mai tanto mi sorgesse improvviso, allora dormi serenamente, poiché se anche la mia voce non riuscisse a dar suoni, ugualmente il mio cuore vorrebbe che fosse un canto, un sogno notturno per te, un sogno che non avrà mai fine, poiché sempre sarò alla finestra per guardarti. Ene izarma itea, ene charmagarnia, ichilixure icustera, iten mitzaitu leihora, coblatzen tudalaric, zante locarturic, gabazco a mezza bezzala, ene cantua zanzula. Il mistero sui versi che Delfini ha posto a chiusura del racconto è stato sciolto nel 1990 da Giorgio Agamben, che ha riconosciuto in essi una poesia in lingua basca databile tra il 600 e il 700. Resta ancora da capire in che modo Delfini si sia procurato questa poesia e come abbia fatto a intendere una lingua così lontana da lui. Ed ecco il significato di quei versi. Mia stella amata, mia incantatrice, ammutolito vengo a guardarti,
esci per me alla finestra. Quando trovo una poesia, tu ti stai addormentando, come il sonno della notte sia per te il mio canto.